Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Grounded. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, ho lasciato un po' di cosette, in più mi sono fatto delle scarpine, signori. A parte aver rimesso tutta l'armatura che avevamo perso, l'ho riparata e adesso siamo attrezzati. Mi sono fatto anche queste scarpine perché ci danno la possibilità di correre più velocemente. Quindi magari quando siamo in fase di Damose abbiamo delle scarpine adatte. Allora, dopodiché le ho fatte con gli afidi, quelli verdini che troviamo in giro. Allora, abbiamo un po' di cosette da fare perché prima di tutto dovevamo tornare e tentare di ammazzare quelle bestioline lì per fare il baracchino per essiccare la carne, che è una cosa credo piuttosto utile in modo tale che la carne ci possa durare un po' di più. Ce la faremo? Non lo so. Lì c'è un ragno, quindi al momento è meglio fare il giro largo. Altra cosa, ho visto la maschera antigas. Non la possiamo fare. Non la possiamo fare perché dobbiamo prima ammazzare la cimice. Molte cose invece che potremmo fare richiedono comunque l'eliminazione di altre bestie, ma il problema più grande adesso è dato dal fatto che non so se ci sono ancora zanzare. Io credo che le zanzare escano di notte. Non è vero assolutamente. Le zanzare probabilmente ci sono sempre qui. E sì, credo proprio di sì. Ci riproviamo. No, non ci riproviamo per una sega. Ci hanno aperto l'anus. Allora, un attimo, signori, voglio provare a fare un'azione evasiva da panico. Ma le ho utilizzate quelle? Sì, vabbè, ma non servono a niente. Cioè, vedete che recupera salute, ma troppo, troppo lentamente. Il problema è che io, cioè, eventualmente vorrei anche evitarle le zanzare. Non è che stia qui per rompere le palle alle zanzare. Più che altro sono le zanzare che rompono le palle a noi. In realtà ci rompono il culo, tra l'altro. E non credo di riuscire neanche a seminarle. So che abbiamo le scarpette per andare in progressione veloce, ma al momento credo. Eccolo qua. Ma come faccio con le zanzare? Come se fammo con le zanzare in se poffa? Se passo qua. No, se passo qua c'è sta pure il ragno. Porca la puttana di Eva. No, Pete! Poverino! Cioè, signori, troppi animali. Guarda là. Moscerini, ragni, zanzare. Ma che sta, ma scherza? Certo, per carità, io devo ammazzare quelli là, ma a parte che mi do via lo zaino, mo. Voi mi raccomando, però, ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete per il nostro mini pit. Ok, quelli ci potrebbero. Cioè, non ci potrebbero. Ci attaccano da là e va bene. Io devo attirarne eventualmente uno alla volta, però, perché non è fattibile. Due alla volta, compreso il ragno. Dobbiamo stare molto accorti, signori. Allora, se è passato uno solo qua, se può fare. Ammazza, è strategica la cosa. Vieni qua, dai. Solo uno deve venire qua, l'altro deve rimanere. Dove sta? Però mi sa che non viene qua questo da solo. Come mai? Porco due. Ma il fatto il ragno pure come faccio? Signori, è difficilissima la situazione per il nostro mini pit. Vattene qua. Ok, attira lui. Lui c'ha gli occhi rossi, quindi è incazzoso. Va bene così. L'altro sta distante, quindi va bene. Sento che quando fa così lancia pure le bombe, se le lancia da solo. Quindi lo dobbiamo far spostare, dobbiamo studiare bene la situazione. Ok, poi da vicino. Porca troia.
Va bene, va bene. Ce lo stiamo lavorando. Damose. Bombardamento dall'alto, ok. Via. Ok, ok, ce la stiamo per fare, signori. Ce la stiamo per fare, stiamo lavorando bene. Questa volta ce la siamo giocata benissimo. Benissimo. Ok, adesso abbiamo le cose del coleottero che ci possono... Vabbè, signori, io faccio una cosa. Ecco due. Che fa? Non c'è proprio a sto punto a... attacca il coleottero in modo abusivo. Stiamo esagerando, stiamo esagerando. Stiamo azzardando troppo. Merda. Ok, attacchiamolo da lato. Va bene, va bene. Via. Ok. Ce la stiamo giocando benissimo, signori. Benissimo. Vai, vai. Il coleottero non ha più segreti per noi. Ok. E un altro è andato. Ora. L'idea sarebbe quella a questo punto di tornare a casa. Perché non credo sia sicuro insistere qui. Proviamo a passare da questo lato perché prima... quando... orco due, no, le zanzare! M'hanno visto? No. Quando sono passato qua... c'erano... Nice and clean. Aspetta un attimo, e forse mi sono portato pure le pietre per... dicevo, c'erano anche delle risse tra bestie della serie. Si stavano ammazzando. Najimi c'è un ragno. Mo, non so se uno dei due abbia avuto la meglio. Mi devo fare un arco però, signori. Mi devo fare assolutamente un arco per poter attaccare... le zanzare. Non c'è altra soluzione che andare con l'arco. Si stavano massacrando però in questa zona. Io avevo segnato quella zona. Stavano da ste parti. Ma se non c'è un cadavere, forse la rissa non è andata a buon fine. Stavano, sì, da ste parti, credo. Io ero andato nella zona qui delle formiche e loro stavano qua. Il ragno c'è. Quell'altro pare di no, ma mo bisogna capire se... ah no, se stanno ancora ammazzati, eccoli là. No, vabbè, niente, questi tra di loro non si ammazzano proprio, eh. Vabbè, onesto. Sto cercando di andare a casa prima di mangiare un pochino, perché a sto punto iniziamo a fare... vabbè, magari mi mangio due funghetti. Choke it down, Pete. La carne essiccata, mi posso mangiare, buonanotte. E poi che fa, Coccinella? Non provi ad attaccarla? Guarda, facciamo un azzardo. Porco due. Jesus. Madonna, ma che stai fuori, Damose? No, la Coccinella non la provi a ammazzare. Non mi sembra proprio il caso. Abbassati, passa con stile. Ma che sta a scherzare? Coccinella, stia calma. Se l'è presa? Credo di sì, credo di sì. Comunque, indipendentemente da ciò, signori, noi adesso possiamo creare il baracchino per la carne essiccata. Ci serve della corda grezza. Noi ce l'abbiamo un po' di... ok. Vabbè, però sono cattivi, anzi fa mica così. Quanti me ne servivano, tra l'altro? Vabbè,
Facciamo così. Ok. Lo vado a piazzare qui sopra, dove apparentemente queste bestie non arrivano. Mazza, pure la coccinella però è tosta, eh. È mica... è tanto amichevole. Va bene, la rastrelliera me la giri e la mettiamo... allora, o la mettiamo... eh no, qua poi non c'è tutto sto spazio però, eh. Dovremmo allargare un po' sta zona. Conviene farlo adesso o dopo? Fatemi vedere un attimo una cosa. Costruzione della base. Io dovrei fare semplicemente un'impalcatura di steli. Forse è così. Per quanto questa alla fine forse va già bene, ma tanto richiedono uguale. Pavimento d'erba. Ci vuole comunque una base. Io potrei fare una base così. Appesa qua. La dovrei... però se già riesco a farne una così, poi le altre ce le attacco, secondo me. Vediamo. Possiamo provare. Così poi le collega tra di loro. Basta trovare il lock. Ok. E vabbè, pian piano ci espandiamo verso... a parte che già mi dà un po' più sicurezza, ok. E questi ci vogliono gli steli. Vabbè, dai, facciamo un piano del genere. Gli steli li andiamo a prendere anche subito a questo punto. Poi la salute la recuperiamo dopo. Steli d'erba, qualcuno ce l'avevamo pure qua, no? Mi sa che gli steli d'erba li avevamo utilizzati tutti. Avevamo lasciato... no, qualcosa però se la so fregata, mo non vorrei di niente, ma qualcosa se la so fregata. Sì, mi sa proprio di sì. Se io allora volessi mettere da parte un po' di risorse... mi sa che pure risorse me le devo mettere là sopra da parte... perché questi sono un po' stronzetti. Costruzione base. Allora un attimo che vediamo dove stavano. Banco per assi e banco per steli. Sì, li dobbiamo mettere là sopra perché questi ce li fregano. Ok. Vabbè, li metto anche quelli lì perché a sto punto... questo non credo poterlo fare. Ci vuole... questa è resistente. Ma questa ormai è incazzata o... è recuperabile la situazione? Fammi vedere. Orco 2. Ammazza, quello l'ha ammazzato il ragno. Porco 2. Quello è il gas, signori, ve lo dico io. Questi sono cazzosi forti. Bisogna stare molto ma molto attenti. Molto ma molto attenti. Dedichiamoci un po' anche alla costruzione. No, però se me li butti là, mo stava a dire che dobbiamo stare attenti. Tu me li lasci dove sta questo. Così non andiamo vivi da nessuna parte. Quell'altro. Ok, un altro ne posso prendere. Ecco due. Allora, signori, nel mentre che qui le bestiacce si incazzano come se non ci fossero domani, ho fatto un po' di piattaforme qui, non il top del top, però dai, qualcosina siamo riusciti a combinare. Aspetta che forse là ne posso mettere anche un altro di pavimento. Purtroppo non ce l'ha messo precisissimo, ma immagino sia dato dal fatto che non c'è spazio, nel senso deve combaciare per bene con i... i rulini che ti dà lui, ma comunque in questa zona non cadiamo, quindi tutto sommato ci può anche stare. Fai così, leva questo e costruisci questo. Perfetto, poi ci facciamo anche quello per mettere da parte questi. Ora, eravamo con la preparazione dei cibi, signori. Famoci sta rastrelliera per essiccare le cibarie, la facciamo magari... in questa zona qui. Per carità è abbastanza grandicella, quindi tutto sommato. Però qua dovrebbe starci. Poi ci allarghiamo ancora, ma
Ok, mo ci appendiamo, poi ci appenderemo. Possiamo essiccare anche questo? Beh, probabilmente poi ci farà quella secca, diciamo, di erba. Va bene, signori. Allora, un pochinino di caccia? Direi di sì, anche perché siamo abbastanza a secco di cibarie, come vi dicevo. E vediamo un pochino qua se c'è qualche bagarozzino più easy da cacciare. Perché comunque in quella zona... le formiche quando... No, quando stanno insieme è meglio non dirgli niente. Ecco i moscerini, dai. I moscerini. Moscerino! Di solito voi... Venite a rompere i maroni. Devo provare la carne essiccata. Abbia pazienza. Se gentilmente... Mi date... Una... Guarda che scappano, mo lo sanno che no... Lo sapete che non vi conviene, brutti moscerini di merda. Qua era la zona ragni, sì. I ragni direi di attendere un pochino, poi magari ci faccio... mo il moscerino non so che fine abbia fatto. Ci facciamo... Oddio, il problema non è tanto l'arco, il problema sono le frecce. Abbiamo pure la linfa e... Il cadavere del moscerino, credo. Aspetta che pure queste ce le possiamo mangiare, no? Cadavere del moscerino si è dato? E questi rotano, sti moscerini maledetti. Vabbè. Per il momento andiamo ad essiccare questi, poi pian piano ci organizzeremo. Spero che comunque la carne essiccata possa durare di più. In linea teorica, insomma, sì, dovrebbe essere fatto apposta. E anche la coccinella ci abbiamo provato, ma è un po' aggressiva. Cioè, non aggressiva, è un po' prepotente. Ci si potrebbe provare, ma non so fino a che punto sia. Better than starving. Per il momento ci mangiamo questo. Che dite, proviamo la coccinella, signori? Io la vedo male, eh. La vedo molto male con la coccinella, però. Guarda là. Dovremmo fare un'azione. Allora, coccinella, porco due. Madonna, ci vuole una settimana, però vabbè. Jesus! Mortacci sua. Aspetta, proviamo a pararci. No, non si para. Allora, dovremmo anche cambiare arma, io immagino, perché il problema è anche dato... Comunque non porta rancore la coccinella, questa è cosa buona e giusta. Però che armi ci facciamo? Scusate, fatemi vedere un attimo. Allora, danno... Parte di coleottero, la seta non ce l'abbiamo, la testa di coccinella è quello che stiamo cercando di fare... per quanto riguarda gli strumenti, vabbè, questo è. Questo qua, volendo, ce lo possiamo pure fare. Ma le frecce, la spina di cardo non l'abbiamo ancora trovata. È quello il problema. Poi magari quando troveremo la spina di cardo sarà un altro passo. Ma per il momento mi sa che è meglio che ci famo i cazzi nostri. Allora, facciamo che sta roba la lascio qua. Uno di questi me lo tengo, che possiamo planare con quello. Non so se avevamo visto già. Il ragno lo avevo già studiato. Analisi completa, sì. Lasciamo pure questo. Lasciamo questo. E io farei anche una cosa. Ma qua sta ancora in fase di essiccazione. Possiamo andare verso... Comunque così spiccioniamo. No, così non spiccioniamo per niente. È perché giustamente io dovrei anche... equipaggiarlo questo per spiccionare. E poi fa una planata da panico. Se non lo mettete, beh, la planata ve la scordate. Signori, io provo. Tanto secondo me pure là. A parte la monetina, non so se c'è anche qualche... Aspetta, però vedi pure sott'acqua. Ma questo è per recuperare aria? Sti cazzo. Allora, a parte che... Vediamo. Magari...
lo rompe e prende dell'aria. Cioè, non si rompe, però, nel senso, era per dire se magari riusciva a recuperarla in quel modo. Un po' di... Allora, le alghe, poi le andiamo... Porca troia. Porca troia. Mi devo preoccupare di sti cosi? Ma che sono i girini? Ma che ne so? Vabbè, sono... Notonetta, onestamente non saprei, ma... pure l'acqua, signori, nasconde... Chissà cosa, chissà cosa! Attacchiamo pure sto bagarozzo qua, quest'altro che... Sono abbastanza flaccidi. E con la pinna magari ci facciamo qualcosa che ci manda più veloce in acqua, sicuramente. Ma qua è sempre roba de ragno, che cazzo, eh? No. Sì, invece. Porco due. Ma i ragni... Così bene nuotano? Il girino, il girino! Pier girino! Mi dispiace, però... Carne di girino cruda. Cioè, tutto fa brodo, signori. Noi qua stiamo esplorando. A parte che siamo cattivissimi, però... Io avevo visto anche qualcos'altro. Orca troia! No, qua non saliamo. Non riusciamo. Ma tanto pure il ragno sale, quindi non è che... Credo che... Non abbiamo molte chance di fuggire. Allora... Un attimo, perché... Aspetta un altro girino. Mi dispiace un po' per i girini, perché insomma, forelli. E però insomma, dobbiamo pure mangiare, eh. Io sono convinto che qua sotto ci sia anche qualcosa di intrigante da recuperare, eh. Allora, la carne di girino tutto sommato ci può tornare utile. Un po' bruttini, per carità, però. Un po' di alghe. Stiamo attenti pure ai ragni, perché i ragni pure sono un po' stronzetti, eh. Forse non come Pit, che sta sterminando tutte le bestie del giardino, però insomma. Allora, io comunque, indipendentemente da tutto quello che stiamo facendo, abbiamo, ecco, anche altri obiettivi della serie. Trova il chip tesoro sommerso, costruisce se ne rupe. Rupe dell'asse e tempio della giungla. Sono cose che onestamente non saprei manco dove stanno. Vabbè, intanto vediamo se posso analizzare qualcosa. Science Division log 88.05.29G. Or is that H? Lo sapevo. Final evaluation tests of the spacer are going well, though I have noticed some minor errors in transcription where a non-trivial number of particles are not being conserved. I have observed no ill side effects, but making a note to check that later. Making a note! I'm still annoyed by Dr. Klein's attitude at the barbecue when I confided in him about my success. He was arrogant, as always, dismissing my breakthroughs in covalent spacing reduction. Questioning the very use of shrinking technology. What a ridiculous lack of vision. World hunger, overpopulation, global warming, just the tip of the iceberg. No, ce l'avevo fatta, porco due. Sì, per carità, non è che sia tutta sta scienza, però. Ok, 100 di scienza, tutto fa brodo. Vabbè, le altre cose che dobbiamo beccare, signori, io immagino che siano comunque qua nell'acquetta. E
Pure il fatto del tesoro sommerso là. Oh, signori. Qua ci dovremmo fare le pinne prima di tutto. Per poter andare più nelle profondità. Aspetta, che è quello? Scusate, Argirini. Che vi dispiace mille. Se... Vieni qua. Guarda sto fio di una girina. Ma vattene a fanculo. Via sto coso. Vabbè. Vai, vai. Porco due. No, le pinne ci servono assolutamente. Allora, andiamo verso la ninfea, che magari... La ninfa potrebbe... Pure qua, ci può dare qualcosa a sto coso? Magari ste piante pure. Porco due, questi... Per carità, non so cattivi, però ogni tanto... Eccola la cera. Metti la cera, togli la cera. Pugnale ci possiamo fare. Intanto recuperiamo un po' di... Ok. Allora, diciamo che... La situazione qua si fa sempre più interessante, nel senso che troviamo una marea di cose fighissime. E poi ogni singola cosa comunque ti dà... lo spunto per andare a sbloccare altre cose ancora. Quindi insomma, mo, come detto, le pinne ci potrebbero essere utili per andare in profondità. Vedete se magari qua dentro Allora, per fare le pinne ricordiamoci striscia di zostera, che non l'abbiamo. A parte che dobbiamo beccare altre due di quei bagarozzi. Non so se magari è una di ste piante qua. Sì. Però, scusa, dammi un attimo. No, per forza il coltellino mi serve. Mi sa di sì, non me lo fa usare, lascia. Ok, vabbè, comunque sappiamo più o meno come creare le pinne. Converrebbe andare ora a ammazzare un altro paio di quelli per... Eccolo là. Qua sono tutti i girini. Cazzo stanno lì. Mo becchiamo solo girini che non ci servono, vede? Allora, signori, eccomi tornato a casa. Ho recuperato gli altri bagarozzi. Quindi siamo più o meno a posto. Fatemi fare una... Ah, no, aspetta. Prima di andare a dormire, facciamo che... Mettiamo ad essiccare un po' di carne di guirino. Questa è essiccata. Dai, eh. Ok, spero duri un po' di più. Abbiamo... Questa, questa e questa. Non credo ce ne entrino altre, no. Vabbè, vediamo. Se non si rovinano, meglio per noi. Queste altre andiamo a vedere un attimo nell'inventario. Ma queste due sono quelle essiccate. Oddio, già stanno messe maluccio in realtà. O questa? No, questa è la carne essiccata di moscerino. Che sembra non si... Questa che era? Cara di pulce d'acqua, ah. Forse non si rovina per niente. Va bene, sta di fatto che vado a dormire e in modo tale da aspettare un attimino prima di tutto la luce, che vediamo qualcosa. Poi mettiamo ad essiccare l'altra carne. Spero che ce la facciamo. Intanto andiamo un pochino a bere come se non ci fosse un domani. Facciamo anche così, che raccogliamo l'acquetta. Da qua stiamo parati. Andiamo a vedere se la carne qua è pronta. E ci facciamo le pinne. E vediamo se possiamo farci pure il coltello. Dai, eh. Perfetto. Ora. Magari ci mangiamo questo. Questa, le alghe, che ce famo? Ce le mangiamo? Forse sì, credo di sì.
Una striscia viscosa è una pianta acquatica. Sì, ok, ce la possiamo mangiare. Va bene. Questo cos'è? Carne essiccata di girino. Ammazza quanto è brutta, ma ce la possiamo mangiare? Non c'è rischio che vadano a male? Va bene, ma è privo di liquidi. Vabbè, non fa niente. Vabbè, a parte questo, signori, andiamo in creazione. Dobbiamo andare nel banco da lavoro per farci le. No, aspetta, però. Per farci le pinne ci serviva. Anche quell'altro. Ok. E quindi ci dobbiamo fare prima il coltello. Che però non credo che sta. Ah no, pugnale. Due ciottoli, corda grezza. Ok, la corda grezza la possiamo fare. I ciottoli, insomma, ce li abbiamo e li troviamo anche qua. In modo tale che con quella possiamo raccogliere un po' di robetta. Potrebbe essere interessante. Vabbè, intanto prendiamo pure questa per fare la corda. I ciottoli credo che ce li avevamo nella cassa comunque. Non so se magari può essere usata decentemente anche come arma. La lancia sicuramente è meglio, perché almeno ti tiene comunque un pochino anche più a distanza. Però ciottolino, ciottolino. Altro ciottolino. Occhio alle bestioline, che se no al ciottolino ce lo fanno magnà. Allora, uno, due, e vai col pugnale. Perfetto. Ora cerchiamo di mettere il pugnale al posto dell'alga, e con il pugnale possiamo andare a recuperare quello schifigno che stava sott'acqua. E non so se in linea teorica anche altro. Oddio, forse sì, perché sott'acqua mi sa che non potevamo usare tanto altro. Orca troia e ragno. Ah, comunque ste bolle che salgono è un po' come. Vi ricordate Subnautica? Quando se ci mettiamo qua sopra e becchiamo la bollona, ci recupera. Se la becchiamo la bollona, però. Ok, vedete, ci ridà l'ossigeno. Qual era? Ah, questo, ok. E come lo raccogliamo poi però? Ah, le piglia così direttamente, perfetto. Se si muove in modo un po' abusivo. Ok. Su. Prendiamo un po' d'arietta. Ok. Ah, che tra l'altro non era neanche necessario andare sott'acqua. Questa magari la andiamo anche ad analizzare. Visto che ci siamo. Vabbè, facciamo che l'abbiamo presa. Facciamo finta che va bene così. Questa è un'altra roba recuperabile o no? Direi di no. Ok. Allora, qua secondo me ci sarà qualcosa di intrigante, ma non. Aspetta che stiamo a morire. Stiamo a morire. Ok. Vado ad analizzarla qua dentro, signori, che già che ci siamo. Ok. Comunque, questo giardino nasconde veramente una marea di cose. Possiamo analizzarla? Yes. Vediamo. Tubo branchiale, che probabilmente ci dà la possibilità di respirare sott'acqua. Cioè, magari quando siamo non troppo in profondità, eh. Vari, tra i vari ce l'avrà messo. Segnavia galleggiante. Allora, l'antenna
Lanterna melmosa, questa si fa, analizzando la cera di Ninfea. Quello immagino che sia tra questi. Allora, un'apparecchiatura creata con strisce di altri materiali. Sì, crea una piccola sacca d'aria che permette di respirare sott'acqua più a lungo. La corda di seta. La corda di seta, io non ho la più pallida idea di dove prenderla. Corda di seta. Porca troia. C'è sta il trotone, signori. Vabbè, non andiamoci, è inutile dirvi che non pensate di attaccare quello, perché noi siamo del mangime per quello lì, quindi direi di evitare nettamente l'assalto. E noi comunque dobbiamo poi anche cercare i nostri obiettivi, cioè quelli degli obiettivi principali. Il chip bullet tesoro sommerso, segna via presso rupe dell'asse, che non so dove possa essere. E tempio della giungla pure, no? Bisogna capire dove sta. Sta di fatto che adesso mi vorrei fare le pinne, che già è qualcosa, eh. Allora, piano piano. Perfetto. Vai, dei pinne. Funzioneranno meglio? Ma proviamo subito, signori. Proviamo subito, subito. Equipaggia. Camminiamo con le pinne. Vabbè, sì, tutto sommato sì. Non so quanto possa migliorare la nostra sportiveggianza in acqua, ma ci proviamo. Aspetta che nel mentre ci mangiamo un po' di... Guarda la carne di girino come va. A bomba. Vai. Guarda qua, sì, orco 2. Qua però abbiamo la... Porca troia, ci ha visto il ragno. Ho visto il ragno. Ma qua secondo me ci sta, vedi là sotto. Qualche tesoretto sotterraneo ce l'abbiamo qua. Se riusciamo a beccare pure sti orco 2, sti bubble. Siamo fottutamente morti. Da dove escono sti cosi? Oddio, la carpa si è mangiata. Siamo morti, sì. Sto cercando di risalire, ma... Ma porca troia, Pete! Mo... Dius. Ma mo siamo attrezzati. Ok, vabbè, siamo attrezzati. No, aspettate, signori. Non esiste. Abbiamo trovato qualcosa, ma dobbiamo trovare pure il modo di sopravvivere per arrivare là sotto. Porco 2, siamo morti malissimo. Il carpone comunque credo che si sia mangiato il ragno, Mannaggia la puttana di Eva. Ma noi sott'acqua lo possiamo recuperare, lo zaino? Trova il modo di raggiungere le profondità del laghetto. E poi esplora le profondità. Sì, sto cazzo non ce lo metto. Ah no, ci sta ancora lo zaino, aspetta. Vai! Allora, innanzitutto mettiamoci qua che troviamo un punto di ristoro preso. Non so se siamo andati in profondità comunque. È andato ancora più a fondo lo zaino. Vedi, sì. Merda. Merda. C'è sta un modo per più aria qua. Da qua, da qua, dai. Da dove cazzo è? Da qua. Vai. Fermati qua. Ok. Mo, fermi tutti. Vai, appena si ricarica partiamo a cannone. Vai. Dai, cazzo. Ma così lento va. Aspetta. Vai.
No, signore, qua. No, non ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare mai nella storia. E mo lo zaino non lo troverò mai più. Quindi ho perso tutto. Direi di sì. Bene così, signori. Quindi a questo punto direi che no, devo caricare prima, perché non riuscirò mai più a riprendere lo zaino. Quindi carico un altro salvataggio, sperando che non abbia sputtanato tutto. Signori, ci vediamo con il prossimo appuntamento con Grounded. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Alla prossima, un saluto a tutti da Quel Taleale.